Buongiorno a tutti, ancora buon Natale, perché possiamo dirlo fino all'Epifania, giusto, Fra Raffaele? Certo, siamo nel tempo di Natale che va fino all'Epifania, certamente, quindi ogni giorno possiamo augurarci sempre buon Natale. E allora buon Natale ancora anche a te e ben trovato, Grazie anche a buongiorno. te. Bentrovati a tutti voi, siamo in diretta ancora un lunedì, iniziamo questa settimana insieme con il nostro Viandanti sulle strade del Vangelo. Hai passato il Natale con la tua parrocchia, Fra Raffaele? Beh, Che Natale è certo. stato? Natale è bello come al solito perché il Natale ha quel clima di bellezza, perché è una bellezza che ci viene data dal cielo. Dio ci regala tanta gioia in questo giorno perché accogliere il figlio di Dio nell'umiltà, nella povertà è la cosa più bella di questo mondo. E sono contentissimo perché con la mia parrocchia abbiamo celebrato la messa sia della notte, le messe del giorno, scambiati gli auguri a una certa distanza perché la pandemia ancora non ce lo permette, A però. proposito di pandemia, vogliamo anche salutare e augurare un buon Natale a quanti purtroppo questo Natale lo stanno passando in Un isolamento. Sono isolamento negli ospedali. tantissimi, tantissime le famiglie italiane in quarantena, tantissimi positivi. Purtroppo ancora non riusciamo, giustamente come dici tu, a liberarci di questa pandemia e quindi speriamo almeno, ecco, per chi ci segue in isolamento, in quarantena, speriamo almeno di portare un po' di compagnia, no? Certo, e questo è il nostro augurio perché la pace del Signore che è venuto a portarci proprio in questa notte santa del Natale, ecco, possa raggiungere e toccare i cuori di tutti, soprattutto quelli che soffrono, ma soprattutto quelle persone che vivono nell'estrema povertà a cui noi dedichiamo anche il nostro tempo, ecco, soprattutto alle missioni, perché anche lì magari non vivono il problema della pandemia, ma vivono il vero problema della povertà che non possono certamente festeggiare il Natale alla maniera come noi lo abbiamo festeggiato. E a proposito di povertà e di piccolezza, uso le parole di Papa Francesco, poi commenteremo anche un passaggio dell'omelia del Santo Padre nella veglia, proprio nella messa di Natale, davvero parole che sono entrate nel cuore di tutti e che speriamo, insomma, facciano breccia nei nostri cuori affinché, insomma, possiamo vivere questo tempo di Natale, ma non solo questo tempo di Natale, un po' tutto il nostro cammino da cristiani, così come lui invita più e più volte a fare. Adesso, a proposito di Natale, a proposito di missioni, andiamo dal nostro caro Fra Antonio Di Mauro che ci ha preparato una sorpresa natalizia. Vediamo di che si tratta. Amici carissimi di Padre Pio TV, pace e bene a tutti. Come vedete oggi sono insieme i ragazzi dell'Accolata, i ragazzi che cantano ogni domenica nella nostra parrocchia. I ragazzi quest'oggi vogliono offrirvi un bellissimo dono per la festa di Natale e lo vogliono fare attraverso un canto in lingua blu per augurare a tutti voi un buon e santo Natale. Maria, Gaun
Ecco amici carissimi, ringraziamo di vero cuore i nostri ragazzi, i quali hanno voluto fortemente formularvi gli auguri di Natale e insieme vogliamo chiedere anche un piccolo contributo per aiutarci ad acquistare gli strumenti in modo tale da poter lodare, ben lodare e ben danzare il nostro Signore Gesù Cristo. E insieme noi tutti vogliamo dirvi qualche cosa. Buon Natale! E buon Natale anche da parte nostra a tutti voi. Fra Raffaele, tu sei abituato, però quanto ci riempie di gioia vedere anche come questi popoli, queste persone siano sempre così gioiose, la musica, il canto, no? È un insegnamento per noi che spesso invece dimentichiamo questo elemento della gioia nel nostro essere cristiani, no? Ma io penso che sia proprio la gioia che viene dal Signore, perché ricordo quando ero missionario, soprattutto quando arrivavano queste grandi feste come il Natale, la Pasqua o qualche altra festa, anche quella della parrocchia. Ecco, si riunivano tutti i villaggi, convergevano anche per fare questa grande festa, perché il Natale è una cosa veramente sentita, è un momento veramente di gioia. E ricordo, vedevo delle scene anche dei bambini piccoli che si costruivano anche dei piccoli strumenti, delle cose, cercavano di imitare gli adulti, perché vedevano che veramente era la festa più bella dell'anno, soprattutto quella del Natale. E questa gioia la preparavano anche da giorni, perché quando si arrivava al Natale, ecco, le corali o anche i gruppi, i movimenti che ci sono all'interno di quelle parrocchie, ecco, li vedevi, si radunavano sotto gli alberi e incominciavano a preparare, chi preparava la preghiera, chi preparava il canto, perché poi sono canti anche molte volte scritti per l'occasione. Ogni volta, ecco, c'era sempre qualche canto nuovo che cantavano. Questo canto che ci ha proposto, penso, Frantonio, era in lingua bum, perché non tutte le parole sono riuscito a capire, la nostra è la lingua gambai, ecco. E penso, ecco, e lì c'era una frase che ho capito, Maria guarda, forse si riferiva al bambinello che aveva lì davanti, ecco, cantavano qualche cosa del genere. Intanto la nostra regia ha mandato in onda la grafica delle donazioni per le missioni Padre Pio, che appunto per chi ha voglia di donare, di fare la propria parte per queste tante opere che le missioni Padre Pio realizzano in Chad e in Centrafrica. Abbiamo sentito anche prima Frantonio che cerca un aiuto per acquistare un po' gli strumenti musicali. Allora, siccome, come diceva Sant'Agostino, chi canta prega due volte, allora davvero speriamo che insomma possano giungere donazioni per realizzare e coronare questo sogno di Frantonio e di tutta la comunità. A proposito, vi ricordiamo anche che potete seguirci, potete seguire non solo i Viandanti sulle Strade del Vangelo, ma in generale tutta la programmazione di Padre Pio TV anche sui nostri canali social. Siamo al 145, però potete seguirci anche tramite Facebook, potete rivedere le puntate su YouTube, seguire anche le nostre pagine Instagram e Twitter, e poi attraverso il sito www.teleradiopadrepio.it. Questo per i più tecnologici, fra Raffaele, anche se devo dire che ormai insomma si sta prendendo dimestichezza con questi strumenti sempre di più. E allora magari chi non riesce a seguirci tramite la TV al 145 può seguirci su questi canali. Fra Raffaele, fra pochissimo andiamo in pausa con un'interruzione, però vedendo, sentendo anche quello che hai raccontato tu prima anche a telecamere spente, mi dicevi che un tuo confratello, un sacerdote, ti ha mandato una musica di Natale fatta dai bambini, insomma. Un po' ci ricolleghiamo a quello che ha detto il Santo Padre anche alla vigilia di Natale, la piccolezza, in questo caso l'importanza anche di sapersi accontentare delle piccole cose. Certo, quella è la logica di Dio. Dio non è venuto a nascere in una reggia, infatti noi i Re Magi andavano lì
da Erode perché pensavano che lì fosse nato, ma è venuto a nascere proprio nella piccolezza, in una grotta, dove c'erano chi è stato annunciato il primo annuncio della nascita di Gesù, proprio a dei pastori. Ecco, è il segno proprio della piccolezza, perché i pastori, tra l'altro, chi erano? Erano considerate persone impure, non perché erano dei peccatori, impure nel senso perché erano a contatto con gli animali e quindi non potevano entrare a contatto anche con la gente. In effetti, se si va a Gerusalemme, c'è ancora la famosa porta delle pecore, che era proprio all'esterno, ecco, della città, che non potevano portare di impurità dentro. Ecco, però Gesù ci dà proprio questo segno di grandezza, che è venuto proprio per le persone, per i peccatori, gli impuri, e Papa Francesco penso che l'ha indicato proprio come il segno tangibile della periferia del mondo. Esattamente, poi ascolteremo anche le parole del Santo Padre. Intanto ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo ancora qui, mi raccomando, rimanete con noi. Eccoci qua, siamo tornati in diretta e andiamo subito in Benin, dove è collegato per noi un amico di Padre Pio TV, Don Nazareno Galullo. Buongiorno, ben trovato Don Nazareno. Ciao, buongiorno a voi là in studio qui dal Benin. Ecco, ma dal Benin di preciso dove ti trovi in questo momento? Allora, di preciso mi trovo nel nord del Benin, in una zona che si chiama Atakora, al confine quasi con il Burkina, in una zona veramente ultimamente anche un po' calda, devo dire la verità. Ci sono dei fermenti non proprio belli di jihadismo. Siamo proprio qua a pochi chilometri, a 25 chilometri da qui, ci sono stati degli attentati recentemente, ma noi siamo con la gente, non molliamo, assolutamente. A proposito di gente, Don Nazareno, vedo tanto movimento dietro di te. Ma sì, oggi è mercato, quindi giornata di movimento, è l'ultima giornata di mercato prima della festa grande che sarà Capodanno. Però non il Capodanno come lo intendiamo noi, nel senso della notte, il 31. Qui si festeggia soprattutto il giorno, il primo di gennaio e il 2. Festeggiano così, insomma, quindi allora, vedo che sei proprio in mezzo alla strada, possiamo stare tranquilli, non è che vuoi spostarti? Allora, sono in mezzo a una strada perché è il posto più tranquillo, mi sposto, vado anche in mezzo alla gente. Sentivo qualche clacson. No, sono messo qua per ma non è un traffico di quelli... Sai, mi sento tanto un reporter di quelli importanti in mezzo al traffico. No, vabbè, ma dai, tranquillo. Comunque sono nella città di Tanghietà. Ascolta, Don Nazareno, come avete passato questo Natale? Come hai passato il tuo Natale? Ok. Allora, il Natale qui è una festa molto semplice. Le comunità cristiane si riuniscono dopo la celebrazione della messa della notte. Preparano da mangiare per il giorno dopo, e la preparazione è lunga perché si mettono tutti insieme, e il giorno dopo al mattino abbiamo celebrato la messa di nuovo alle 9 e dopo abbiamo mangiato insieme, alle 10:30 pranzavamo praticamente, e il pranzo era a base di riso e pesce, ma attenzione, non il pesce nel senso come intendiamo noi, ma un pesce secco così che dava l'odore al riso, dai. Una cosa molto semplice, veramente di una semplicità estrema. Le feste qui sono semplici, dopodiché tamburi e danze. Questa è la festa. Beh, noi dovremmo, prima con Fra Raffaele parlavamo proprio di questo, noi insomma dovremmo un po' anche recuperare questi elementi nel nostro Natale, quindi semplicità, tamburi e danze anche, perché no? Ma io ricordo quando ero bambino c'era un po' questa cosa, le famiglie che si riuniscono insieme, si mangia insieme, si sta insieme, ci si riconcilia, perché tante volte quando le famiglie erano molto numerose e c'erano tanti attriti, io mi ricordo che a Natale era l'occasione per tutti i miei parenti di ritrovarsi insieme, riconciliarsi, io ricordo che qualcuno che era in attrito con qualche altro faceva pace, si mangiava insieme, eccetera. Quindi il Natale come riunione, come festa. Io quest'anno, proprio durante l'omelia, le omelie sono anche molto semplici perché la maggior parte dei cristiani sono cristiani così d'amore, di devozione, ma non sono battezzati,
ho detto appunto che la presenza di Gesù ha portato un regalo. Qual è il regalo? Il regalo è la gioia di sapere che lui è nato. Poi ho anche spiegato perché girava la voce che fosse il compleanno di Gesù. Ho detto, guardate, se è un compleanno di Gesù vuol dire che è nato 2000 anni fa e noi celebriamo il compleanno. Ho detto, ma non è il compleanno, è come se Gesù nascesse adesso, è una celebrazione. Lui nasce per mezzo del suo spirito, anche in questo momento, in questa notte, è come se nascesse tra noi davvero Gesù bambino e quindi ci viene a donare la gioia, insomma. Più o meno queste cose, e sono arrivate, perché poi il giorno dopo ho chiesto e tutti mi dicevano, mon père, j'ai reçu la joie, j'ai reçu la joie, ho ricevuto la gioia, padre, ho ricevuto la gioia, sono contento, dai. Almeno quello è arrivato. Don Nazareno, posso farti anche io una domanda? Prima dicevi che siete in una zona jihadista, però io ricordo bene quando ero anche nel Chad, il giorno di Natale i musulmani, ecco, ci facevano anche gli auguri, ci regalavano anche una cassa di birra. Penso che sia anche da voi, non dico quelli integralisti, ma almeno quelli che sono più amici della missione, succede anche a voi questo? Sì, succede, perché ecco, in questo momento sta passando una vedetta militare, perché siamo controllati e sono, li vedo di colore bianco, quindi sono militari dell'interforza francese, eccetera. Sì, anche i musulmani mi hanno fatto tanti auguri, io ho tanti amici qua e sì, sì, la festa è per tutti, ma infatti questa è la cosa bella, il messaggio del Natale che noi recuperiamo è che Gesù non è venuto per i cattolici, è venuto per l'umanità intera, e quindi l'umanità anche per i musulmani. Magari i musulmani veri, belli, che qui in Africa ci sono, come tu l'hai visto anche in Chad, sono amicissimi dei cristiani, rispettosi, davvero amici, no, davvero, è proprio così. Sì, ti vengono a offrire le cose, io tante volte la birra me l'ha offerta un musulmano che non beve magari, sì. E lui beve la Coca-Cola. Ascolta, Don Nazareno, avrai sicuramente avuto modo di ascoltare le parole dell'omelia di Papa Francesco nella notte di Natale. Sì. Allora, noi poi ne ascolteremo un pezzettino, però volevo anche da te un commento su un passaggio che secondo me è molto significativo. Papa Francesco ci ha parlato di piccolezza, di accogliere la piccolezza, ovvero abbracciare Gesù nei piccoli di oggi. Gesù nasce vicino ai poveri, ai dimenticati delle periferie. E guarda, per come dimenticati, io posso dire che l'Africa è una terra dimenticata, o meglio, ci ricordiamo dell'Africa per i nostri bisogni. Abbiamo bisogno dei semiconduttori del coltan e allora il Congo, abbiamo bisogno di diamanti, abbiamo bisogno del petrolio, abbiamo bisogno... Cioè l'Africa è sfruttatissima, ma poi è la grande dimenticata. Per esempio nella questione pandemia l'Africa è dimenticata, perché qui non abbiamo per esempio i frigoriferi per stoccare i vaccini che hanno bisogno di stare a temperature bassissime. L'Africa è la grande dimenticata e serve che sia dimenticata, altrimenti se si risvegliasse, darebbe filo da torcere. Quindi io in queste parole del Papa ho sentito proprio, io l'ho sentito in diretta quella sera, perché grazie a un amico riusciamo ad avere anche un po' di canali Rai qui per vederli a distanza, e dico grazie a degli amici che ci danno qualche cosina per pagarci l'internet, e abbiamo visto quindi in diretta, abbiamo capito che il Papa davvero ha un cuore grande, per in cui appunto le periferie sono anche i paesi dimenticati, esatto. Dove la dimenticanza è grave, la dimenticanza sull'Africa è grave, ed è vero quello che dicevano già altri statisti: quando l'Africa si risveglierà, e si risveglierà come? Non certo con le guerre, si risveglierà con la grande presenza di persone che andranno a ripopolare i paesi dove non c'è natalità. Quando l'Africa si risveglierà dovremo ringraziare i nostri fratelli africani per essere venuti a prendere il posto che noi abbiamo lasciato vuoto non facendo figli, e diventerà la nostra Europa piccola e bisognosa. È un passaggio. Ascolta, Don Nazareno, noi ti lasciamo andare e preparare a quella che tu hai chiamato la grande festa, ovvero anche il Capodanno lì. Non so se hai da fare la tua spesa anche tu
al mercato? Sì, devo comprare dei pomodori, devo comprare delle cose. Io voglio chiudere con una frase che ho sentito ieri da Papa Francesco, sempre grazie a questo canale Rai che siamo riusciti ad avere, dell'Angelus. Il Papa ha detto che noi non siamo dei cavalieri, dei combattenti solitari, ma il Signore ci ha fatto nascere per essere insieme. A me piace tanto che insieme, ecco, la Chiesa, i colori diversi che i cristiani hanno, possano un giorno dare una svolta a questo mondo. E quindi mi è piaciuta tanto quella frase, ve la lascio così. Quindi non cavalieri o combattenti solitari, ma uniti insieme. È il messaggio più bello che il Papa ha potuto dire ieri all'Angelus, secondo me. Grazie per avercelo ricordato, grazie per averci lasciato con questo messaggio. Ancora buon Natale e buon anno a te, e speriamo, a proposito di insieme, di tornare presto insieme, anche se diciamo a distanza, ma comunque siamo uniti in qualche modo. Grazie Don Nazareno. Dal Benin un saluto a tutti gli amici e amiche di Padre Pio TV. Dal Benin, sia quelli che sia lì in studio, sia fuori, e sia telespettatori. Allora, ciao. Se vuoi fare anche, come dire, la chiusura da reporter, dal Benin è tutto. E dal Benin è tutto, a voi studio. Grazie, Don Nazareno. Ciao. Grazie. Ciao, grazie. Allora, è sempre bello avere Don Nazareno qui, perché ci porta proprio nel cuore di dove lui vive, no? Certo. Sono posti che conosci anche tu, tra l'altro. Sì, io sono stato però al sud, lui sta al nord. Bene, che cosa ci ha voluto lasciare con questa con questo messaggio, ricordando quello che ha detto il Papa anche ieri nell'Angelus, ovvero l'importanza di vivere insieme, no? Di vivere insieme e di avere anche gli occhi puntati sempre sui piccoli, perché i piccoli, non so chi lo diceva questo, no, ma i piccoli sono quelli che ci apriranno la porta del paradiso in qualche modo, perché... E quando noi facciamo la carità, quando noi rivolgiamo lo sguardo verso questi bisognosi, ecco, in qualche modo siamo testimoni, ecco, che quel regno di Dio è veramente in mezzo a noi, perché c'è la solidarietà, c'è la carità, c'è l'amore. Poi mi ha colpito molto anche fra Raffaele, lui appunto diceva, come purtroppo lo sappiamo, insomma, in diverse zone dell'Africa, il clima sia caldo, ovviamente non da un punto di vista di temperature, ma proprio di guerre civili, di fenomeni appunto di terrorismo fondamentalista. Però mi piace che tu ricordi sempre anche come al di là dell'estremismo, del fondamentalismo, quello è terrorismo, la religione un po' musulmana è un'altra cosa, delle tue esperienze di come cattolici e musulmani riescono anche a convivere, no? Ma fondamentalmente la religione musulmana è una religione che annuncia in qualche modo la pace, sono poi questi integralisti che, esatto, hanno trasformato in qualche cosa. Io ricordo bene, lo ripeto, quando era Natale veramente venivano con il cuore a farci gli auguri, perché loro erano convinti che è una festa importante per noi, come facevamo anche noi quando era la festa della fine del Ramadan. Ecco, anche noi una delegazione di cristiani, sia protestanti che cattolici, ecco, andavamo da loro. La paura è quella, quando Don Nazareno ha detto di questa zona calda, perché lì proprio il nord è ai confini col Burkina Faso, certo, il Niger, Nigeria, sono tutte quella zona là, in tre o quattro stati, fino al Camerun, anche nel Chad, nella zona del lago, ecco, dove si sono infiltrati questi cosiddetti Boko Haram, che Boko è il book, il libro, no? Loro lo hanno trasformato in Boko, che significa quindi il libro proibito, che non si deve avere quel libro sacro che è soprattutto la Bibbia. La Bibbia, esatto. Ecco, è questo che combattono loro. Certo. Allora, diamo la linea ancora una volta alla regia, poi torniamo ancora qui, questa volta per parlare di una missione particolare. Restate con noi. Eccoci qua, siamo tornati, e adesso fra Raffaele dal Benin
Torniamo in Italia e andiamo in Sicilia, nella nostra bella, bellissima Sicilia, in un luogo che tu sicuramente conoscerai, ovvero il Santuario della Madonna delle Lacrime. Sicuramente tanti telespettatori che ci stanno seguendo lo conoscono molto bene. In collegamento dal Santuario della Madonna delle Lacrime abbiamo Don Raffaele Aprile. Buongiorno Don Raffaele, buon Natale. Grazie, buongiorno a te Maria Antonia e a tutti i telespettatori che sono collegati in questo momento su Padre Pio TV. Vi giunga il mio caloroso augurio dal Santuario della Madonna delle Lacrime, dove adesso mi trovo. Grazie Don Raffaele. Ascolta, noi abbiamo voluto fare questo collegamento perché vogliamo parlare oggi di una missione. Questo programma nostro è dedicato al mondo delle missioni, però come più volte abbiamo detto, uno non deve pensare necessariamente alle missioni come a qualcosa di lontano. Allora, so che anche voi avete la vostra missione, ovvero la missione del reliquiario della Madonna delle Lacrime, che è stato anche qui a San Giovanni Rotondo diversi anni fa. E allora, che cos'è questa missione e perché la chiamate missione? Sì, esattamente proprio così. Vedi, intanto c'è da dire che Madonna delle Lacrime è l'appellativo con cui i fedeli vennero Maria in seguito a un evento verificatosi appunto nel 1953, ed esattamente nei giorni che vanno dal 29 agosto al 1 settembre, da un'effigie mariana, quella proprio alle mie spalle, in gesso smaltato a metà busto, montato su di un supporto di vetro palino, raffigurante la Madonna che mostra il proprio cuore immacolato. Quel quadretto versò lacrime, il risultato in seguito proprio di tipo umano. Vedete, Maria Siracusa non ha parlato, ma si è resa presente col segno delle lacrime. E il messaggio ce l'ha comunicato con le scelte che ha fatto. Quindi ha pianto proprio in una piccola casa, modesta, in un'umile casa di lavoratori. Lui era operaio e lei casalinga. Ha pianto in un contesto urbano storicamente determinato, la città di Siracusa. Quindi ogni segno nuovo a letto è interpretato alla luce dell'oggi della scrittura. Quindi Maria piange nel cuore della città, veggente è stata un'intera città, e questa è una delle peculiarità di questa lacrimazione. E queste lacrime, il nostro santuario ha il privilegio proprio di custodire l'unica reliquia fisica al mondo di Maria, riconosciuta dalla Chiesa e attestata dalla Commissione Medica. E sono custodite in questo artistico e prezioso reliquario. Ecco, che qui stiamo vedendo anche le immagini di quando è arrivato a San Giovanni Rotondo. Qui in particolare è l'ingresso in Casa Sollievo, accompagnato dal rettore del santuario, Fra Francesco Di Leo. E perché una missione? Perché definirla missione questa peregrinazio del reliquiario, Fra Raffaele? Don Raffaele, scusami, qua abbiamo un don e un fra, vi chiamate tutte e due allo stesso modo, quindi ogni tanto faccio confusione. Missione perché Maria si mette praticamente in cammino, no? Per portare che cosa? Consolazione, conforto a tanti figli, a tanti fratelli che sono nel dolore, nel pianto. Vedi, il reliquario mi piace vederlo come lo scrigno che custodisce non solo le lacrime di Maria, ma anche dei figli, di tutti quei figli che depositano le loro lacrime o andando in santuario o quando il reliquario, andando in missione, va a trovare appunto i suoi figli, quei figli che sono nel dolore, nella sofferenza, va proprio per consolarli, per fargli sentire la presenza della madre accanto a loro. Quindi il reliquario è la parte del santuario che va in missione, mentre il quadretto, quello alle mie spalle, rimane sempre in santuario. Quindi il reliquario va in missione, va proprio per asciugare il pianto dei figli. E diciamo una missione, che va proprio in... Don Raffaele, che riguarda tutto il mondo. Sì, perché il reliquario ha viaggiato veramente in tutto il mondo. Rimane esposto per la venerazione dei fedeli nel nostro santuario, ma su richiesta va anche appunto in missione in altre comunità ecclesiali. Pensate che è stato in America, in Cracovia, in Australia. È stato anche da Papa Francesco nella Veglia Mariana del 2016 e 2018 e anche negli ultimi giorni di vita di Giovanni Paolo II. Lui chiese proprio la presenza delle lacrime, la presenza di Maria. E le lacrime di Maria sono praticamente che cosa? Un invito pressante a riconciliarci con Dio, no, con noi stessi, ma anche con i fratelli. Le sue lacrime quindi ci esortano, così come affermava l'Apostolo Paolo ai cristiani di Corinto, lasciatevi riconciliare con il Padre. Quindi le sue lacrime sono un invito a ritornare al Padre.
proprio come la parabola del padre misericordioso, no? Per sperimentare che cosa? Per sperimentare la tenerezza paterna e materna di Dio, che vince appunto il peccato con il perdono, il male con il bene, le ingiurie con l'amore. Quindi una madre piange quando vede i suoi figli che sono divisi a motivi di litigi, di contese, di conflitti che minano appunto la serenità della famiglia. Così anche a Siracusa, Maria piange perché vede i suoi figli divisi in guerra gli uni contro gli altri. Don Raffaele, posso farle anch'io una domanda? Possiamo definire anche lacrime di gioia, perché quando, come dice il Vangelo, no, che c'è più gioia per un peccatore che si converte, quelle della Madonna possono essere anche di gioia quando qualcuno si è veramente convertito, perché ha toccato il suo cuore. Nel momento in cui appunto ti riconcili con il Padre, e appunto sono lacrime di speranza perché sciolgono la durezza dei cuori e li aprono all'incontro con Cristo, e nel momento in cui avviene questo incontro con Cristo sono lacrime di gioia, perché una madre non vuole altro che questo, che vedere il figlio riconciliato con il padre. Don Raffaele, nelle immagini che tu hai, ci hai gentilmente mandato, abbiamo visto tanti, ecco qui siamo, lo ricordavamo prima, in casa sollievo della sofferenza, ma abbiamo visto tanti ospedali. Perché vedi, il reliquario va a visitare tutti quei santuari del dolore, potremmo definire come i carceri, le case di riposo, gli ospedali, ma va anche casa per casa a trovare appunto tanti ammalati e tanti anziani, proprio per far sentire questa presenza materna, per far sentire, cioè come se il cammino, no, di Maria, iniziato con la visitazione ad Elisabetta, sua cugina, si dilata nel tempo e nella storia. Maria che continua a mettersi in cammino, in viaggio, e noi non siamo altro che semplice strumento, non missionari, siamo semplicemente gambe e braccia di Maria che le portano, la portano a tutte appunto quelle persone che stanno vivendo davvero un momento drammatico, tanto quanto adesso che stiamo vivendo questo tempo pandemico, di pandemia, e la Madonna delle Lacrime partecipa proprio al momento tragico che stiamo vivendo, tanto che le sue lacrime vogliono dirci: io sono con voi, piango con voi e per voi, e davanti al mio pianto il mio figlio diretto Gesù non può rimanere indifferente, vi tengo sotto la mia protezione, mi siete figli e prego per la vostra salute spirituale e fisica. E il reliquario, se mi permetti, magari posso dire anche due parole sulla struttura, in che modo è composto questo reliquario. Praticamente si suddivide in tre livelli, tre piani. Nel primo livello vi è custodito parte di un panno ricamato utilizzato da Antonina Giusto per coprire e custodire il quadretto, metà di un fazzoletto impregnato delle lacrime di allora, alcuni batuffoli di cotone e una provetta che rafforza le lacrime di Maria per analizzarle. Ai quattro angoli si vedono quattro statue che rappresentano la città di Siracusa: Santa Lucia, San Marciano, che è il primo vescovo della città, San Pietro e San Paolo. Nel secondo livello notate che ci sono poi quattro pannelli che ricordano il prodigio, e nell'ultimo livello ci sono quattro angeli che fanno da custodi alla fialetta, che usando il termine tecnico viene chiamato capillare, che contiene le ultime lacrime, quelle rimaste dopo l'indagine scientifica, le ultime lacrime di Maria. Certo, dopo 69 anni le lacrime si sono solidificate, cristallizzate, ma sono sempre presenti. Noi ti ringraziamo davvero, Don Raffaele, per essere stato in collegamento con noi questa mattina, per averci aperto le porte del santuario e raccontato appunto di questa missione. Ancora auguri di Buon Natale a tutta la vostra comunità, tutta la comunità del santuario, a tutta Siracusa, a tutta la Sicilia. Sono sempre tanti siciliani che ci seguono, quindi ne approfittiamo. Grazie Don Raffaele, Buon Natale. Grazie, una preghiera anche per noi. Grazie. Allora, vedi, Fra Raffaele, come puoi vedere, le missioni, di missioni ce ne sono tante e diverse. Ci ha fatto piacere anche collegarci con Don Raffaele per approfondire questa appunto missione speciale, come ricordavamo prima. Allora, ancora davvero tanti auguri a tutti i siciliani che ci seguono. Ne abbiamo parlato all'inizio, abbiamo già iniziato un po' a commentare le sue parole. Sto parlando dell'omelia di Papa Francesco nella veglia di Natale. Allora ascoltiamo insieme un pezzetto e poi torniamo ancora qui. Questa significa ancora una cosa: abbracciare Gesù nei piccoli di oggi, amarlo cioè negli ultimi, servirlo nei poveri,
sono loro i più simili a Gesù nato povero, ed è in loro che lui vuole essere onorato. Questa notte di amore un unico timore ci assalga: ferire l'amore di Dio, ferirlo disprezzando i poveri con la nostra indifferenza. Sono i prediletti di Gesù che accoglieranno un giorno in cielo. Una poetessa ha scritto: chi non ha trovato il cielo qua giù, lo mancherà lassù. Non perdiamo di vista il cielo, prendiamoci cura di Gesù adesso, accarezzandolo nei bisognosi, perché in loro si è identificato. Guardiamo ancora una volta al presepe e vediamo che Gesù alla nascita è circondato proprio dai piccoli, dai poveri. Sono i pastori, erano i più semplici e sono stati i più vicini al Signore. Lo hanno trovato perché, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Stavano lì per lavorare, perché erano poveri e la loro vita non aveva orari ma dipendeva dal gregge. Non potevano vivere come e dove volevano, ma si regolavano in base alle esigenze delle pecore che accudivano. E Gesù nasce lì, vicino a loro, vicino ai dimenticati delle periferie. Eccoci qua, queste le parole di Papa Francesco. Fra Raffaele, un pezzettino di omelia. In realtà è stato anche difficile scegliere il pezzo da estrapolare, però insomma qui ci parla di piccolezza, accogliere Gesù, abbracciare Gesù nei piccoli di oggi. Gesù nasce vicino ai poveri, ai dimenticati delle periferie. Abbiamo ancora un minuto, lascio a te una riflessione e anche la conclusione di questa puntata. Sì, non so se qui l'aveva già detto o mi è sfuggito, ma ha anche citato una frase che mi ha colpito molto, di una scrittrice, penso. Sì, di una poetessa. Chi non ha trovato il cielo qua giù non lo troverà neanche lassù. Esatto. E proprio per ricordarci che Gesù è nato proprio per i piccoli, per i poveri, e che nei poveri, ecco, possiamo trovare realmente il regno di Dio. È lì che Gesù si identifica. E ha parlato tanto anche della nobiltà del lavoro, di tante altre cose. Ecco, sono cose su cui la nostra attenzione è richiamata. Richiamata perché se non abbiamo in noi quella carità, quell'amore, ecco, che lo abbiamo proprio dovremmo averlo come nel nostro DNA, ecco, altrimenti non possiamo dichiararci cristiani. Ecco, il vero cristiano è colui che fa attenzione soprattutto ai bisognosi, e penso che tanti anche i nostri telespettatori, ecco, hanno tante iniziative anche in questo senso, e questa è la bellezza del Natale, perché diventa una solidarietà con tutti. Grazie Fra Raffaele, grazie a tutti voi per averci seguito anche oggi. Ritorniamo puntuali con Viandanti sulle strade del Vangelo lunedì prossimo, e adesso lo spazio dedicato all'informazione.